Il PDL si prepara alle elezioni regionali garantendo la massima trasparenza dei suoi esponenti. Si accende la sfida tra i candidati alla presidenza, in testa alle preferenze nei sondaggi Musumeci e Crocetta. Elezioni regionali 47, i simboli depositati. Benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione di Media News, oggi è lunedì 17 settembre. Norme di sbarramento per le candidature e un codice etico per la regione siciliana. Il Popolo delle Libertà si prepara alle elezioni regionali garantendo la massima trasparenza dei suoi esponenti. Parola d'ordine, onestà. Anzi, di più, il Popolo della Libertà vuole sgombrare il campo da ogni sospetto e presenta una serie di norme per garantire l'affidabilità etica dei propri candidati. In un momento in cui la fiducia nei partiti ha toccato i minimi storici a causa della corruzione dilagante e delle sempre più frequenti compromissioni tra politici, amministratori e organizzazioni criminali, il PDL si dota di un codice di autoregolamentazione. A partire dalle imminenti elezioni regionali non si potranno candidare nel PDL tutti quelli nei confronti dei quali è stato emesso anche solo il decreto che dispone il giudizio per mafia, voto di scambio, riciclaggio e per i reati contro la pubblica amministrazione come peculato, concussione e corruzione. Non potranno inoltre candidarsi tutte le persone che hanno avuto condanne di primo grado per mafia, finanziamento illecito ai partiti, smaltimento illecito di rifiuti, usura, estorsione, truffa. È inoltre prevista l'automatica sospensione dal gruppo parlamentare dell'eletto, eventualmente sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale. Il PDL ha inoltre stilato un codice etico obbligatorio per il candidato a presidente della regione, mentre è discrezionale per i deputati. Tra le norme previste, l'impossibilità di ricevere regali o di fare nomine clientelari, la limitazione del conflitto di interessi, il cumulo dei mandati politici. E adesso ascoltiamo l'intervista a Simona Vicari. Noi abbiamo fatto di più di quello che ha previsto il codice antimafia e il codice Vigna. Il codice Vigna operativo in Sicilia per tutte le forniture, appalti e rapporti con la pubblica amministrazione e prevede di non avere rapporti quando si hanno sentenze passate in giudicato. Noi, il PDL, è il primo partito che prevede che soltanto con una fase di giudizio pendente, quindi con un rinvio a giudizio, tutti coloro che hanno fatto reati di mafia, di associazione o di reati contro la pubblica amministrazione, anche in pendenza di giudizio, non possono essere candidati, quindi senza attendere la sentenza definitiva. Questo è il primo punto che il PDL chiede al governo Musumeci che venga adottato se dovesse vincere, quindi dopo il suo insediamento, e prevede tutta una serie di comportamenti dei politici e degli amministratori contro le clientele, contro i conflitti di interessi e contro tutta una serie di comportamenti che la classe politica siciliana in questi anni ha assunto in maniera vergognosa e dove il cittadino ormai quasi immobile, rassegnato, non riesce neanche a vedere più dove sta il bene e dove sta il male. Noi abbiamo cercato di scuotere e ridare dignità al cittadino dandogli il controllo con la massima trasparenza, così come abbiamo previsto nel nostro codice, perché alcuni comportamenti di una classe politica e di certi politici non sono normali. Allora dobbiamo riuscire a ridare fiducia, a ribellarsi, perché la rassegnazione è la morte della nostra terra. Si accende la sfida fra i candidati alla presidenza, in testa alle preferenze nei sondaggi, Nello Musumeci e Rosario Crocetta. I siciliani hanno diritto a una regione normale, non faremo alcuna rivoluzione con un progetto o un metodo di governo differente. Comincia ad accendersi la sfida tra i candidati alla presidenza della regione. Nello Musumeci, candidato per il PDL, si rivolge direttamente al suo avversario, Rosario Crocetta. Non è più tempo di scontro e di demonizzazione, i siciliani, ha detto, non ci chiedono miracoli ma umiltà e coerenza. Dire quello che si pensa e fare quello che si dice e farlo con efficienza e concretezza in una cornice di legalità e di onestà. Solo così si costruisce un progetto serio. L'ex sindaco di Gela si rivolge invece al centrodestra. Quando usciranno le mie liste, nel centrodestra ci sarà il panico, ha affermato. In una competizione equilibrata come questa, dove c'è un testa a testa fra me e Musumeci, secondo gli ultimi sondaggi, c'è la necessità di rivolgersi a pezzi al centrodestra. Per vincere dobbiamo anche accogliere questi esponenti, considerato anche i ragionamenti di SEL, che fanno candidature di testimonianze utili, però a fare solo il gioco di chi non vuole cambiare le cose in Sicilia.
Immediata la risposta di Claudio Fava, altro candidato alla regione. Le affermazioni di Crocetta sono gravissime. Si allea prima con l'UDC e adesso stringe patti con la destra. La sua candidatura racconta il passato e pratica l'idea malata che i voti non abbiano odore. Noi siamo l'alternativa a questo passato e la maggioranza, prima ancora che con gli onorevoli deputati in aula, la stiamo costruendo con i siciliani. Cambiamo argomento. Nell'ambito dell'intesa fra Università di Palermo e Guardia di Finanza, principalmente ma non solo, mirata alla scoperta di truffe da parte di chi attesta false condizioni di disagio economico per ottenere esenzioni dal pagamento delle tasse, sono stati inviati 320 questionari ad altrettanti studenti residenti fuori provincia, chiedendo loro dettagli in merito all'eventuale locazione di appartamenti in città, il canone corrisposto e le modalità di pagamento. Solo grazie alle prime risposte sono stati individuati 23 proprietari che non hanno dichiarato i ricavi percepiti dalle locazioni agli studenti per circa 200.000 euro. E adesso una pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Elezioni regionali, sono 47 simboli depositati. Entro domani le segnalazioni per eventuali identità o confondibilità. Sono 47 i contrassegni dei partiti e delle formazioni politiche depositati presso l'ufficio elettorale dell'assessorato regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica. Fino alle 19.30 di domani i contrassegni presentati sono visionabili all'ufficio elettorale in via Trinacria, a Palermo. Tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, sempre entro domani alle 19.30, possono segnalare eventuali identità e o confondibilità dei contrassegni presentati. L'assessorato entro mercoledì inviterà i depositanti dei contrassegni segnalati per identicità e o confondibilità a sostituirli entro 48 ore. Decorso questo termine, l'assessorato provvederà, su proposta di un'apposita commissione, nel giorno successivo a pubblicare i contrassegni definitivamente ammessi. Entro 24 ore dall'affissione, cioè domenica 23 settembre, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici interessati potranno proporre reclamo contro il provvedimento di ammissione o di esclusione mediante ricorso da depositare alla segreteria dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo, il quale si pronunzierà con un'unica decisione entro un giorno. Entro il 26 settembre l'assessorato restituirà un esemplare del contrassegno definitivamente ammesso al depositante. Un gruppo di operai della GESIP dal 1 settembre senza lavoro e senza stipendio da stamane presidia Piazza Pretoria di fronte a Palazzo delle Aquile, sede del Comune. Oggi è previsto a Roma un nuovo vertice del tavolo interministeriale al quale parteciperà il sindaco di Palermo, Leluca Orlando, che domani incontrerà i sindacati. I manifestanti sono in attesa di ricevere notizie dalla capitale. Il generale di Brigata Teoluzzi ha lasciato il comando provinciale di Palermo, trasferito al comando generale della capitale. Subentrato nell'incarico il colonnello Pierangelo Iannotti, proveniente dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. L'avvicendamento dei due alti ufficiali si è tenuto nei locali della caserma Carini. Cambiamo argomento, in arrivo aiuto per 44 famiglie di Altavilla Milicia che versano in particolari condizioni di disagio. La Giunta Comunale ha infatti approvato la graduatoria per l'erogazione del bonus socio-finanziario dal socio sanitario finanziato dal distretto di 39 con la partecipazione economica del Comune. A ciascuno degli aventi diritto verranno erogati 6 voucher di 169,50 euro da utilizzare entro il prossimo mese di dicembre. Si tratta, ha detto il sindaco Nino Parisi, di un ulteriore provvedimento a testimonianza dell'impegno e dell'attenzione di questa amministrazione in favore delle categorie svantaggiate del nostro comune. Abbiamo ritenuto opportuno, ha concluso, e doveroso fare uno sforzo economico, nonostante la crisi, per sostenere i nostri concittadini
concittadini con fragilità sociali e disagi psichici. Un giovane studente di 18 anni, ipovedente di Santa Flavia, che frequenta l'ultimo anno del liceo artistico di Bagheria, il primo giorno di scuola lo ha trascorso a casa, accompagnato dal padre. Infatti è tornato nella sua abitazione perché non ha trovato l'assistente di sostegno e l'assistente igienico personale. I familiari sottolineano che lo scorso anno il giovane ha cominciato a frequentare le lezioni solo nel mese di novembre e che quest'anno deve sostenere gli esami di maturità. La famiglia si è rivolta ad un legale che ha inviato una nota alla scuola e alla direzione politiche sociali e giovanili della provincia, competente per l'istituto, che deve risolvere il problema. L'avvocato inoltre ha segnalato anche la mancanza di illuminazione dei corridoi dell'istituto, totalmente al buio. E adesso un'altra pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Una sala gremita per la presentazione del libro sulla vita di Andrea Zangara, scritto da Salvatore Migliore. Una sala gremita di amici, amministratori comunali e provinciali e tanti parlamentari. Venerdì pomeriggio a Santa Flavia, a Villa Cefalà, in programma c'era la presentazione di un libro sulla vita di Andrea Zangara, scritto da Salvatore Migliore, un'iniziativa dell'ASA e l'Associazione degli Enti Locali Siciliani, di cui Zangara era stato uno dei promotori, contribuendo in maniera determinante al suo sviluppo territoriale. L'occasione per realizzare un momento di ricordo dell'uomo e del politico, come ha voluto sottolineare il presidente dell'ASA, il Matteo Cocchiara. Andrea Zangara non apparteneva al mondo politico trafficchino, che proprio in quest'ultimo periodo emerge nella sua preoccupante dimensione. In 40 anni di vita politica e amministrativa seppe dare un raro esempio di correttezza, competenza e attaccamento ai valori cristiani. Figlio di operaio, anche lui operaio marmista, alle dipendenze di uno zio, seppe farsi avanti dal nulla, percorrendo tutti gli scranni della vita politica, da consigliere comunale a sindaco e assessore della sua città natale, Bagheria, a deputato nazionale e regionale. Non si tirava mai indietro davanti ai tanti ostacoli, alle tante difficoltà della vita amministrativa. Era stato uno dei 5 deputati che avevano votato contro, abbandonando anche l'aula parlamentare quando venne varata una legge ad hoc per aprire la strada alla Mediaset, regalando al gruppo di Silvio Berlusconi le 3 reti televisive, quando i piccoli imprenditori del settore erano costretti a indebitarsi per poter acquistare una semplice frequenza locale, come è successo per la nostra emittente. Nel dibattito di venerdì scorso sono intervenuti l'onorevole Sergio Mattarella, fratello di quel Piersanti, presidente della regione trucidato dalla mafia, amico inseparabile di Andrea Zangara, e ancora Sergio D'Antoni, Bernardo Mattarella, l'onorevole Piccioni, Rino La Placa, Antonello Cracolici, Giuseppe Lupo, l'ex sindaco di Bagheria Biagio Sciortino, tantissimi amministratori di enti locali e funzionari comunali dell'Interland. Era prevista anche la presenza di Franco Marini, ma a causa di un notevole ritardo dell'aereo Roma-Palermo non ha potuto fare in tempo. Andrea era nato da operaio ed è morto da validissimo lavoratore in un settore che risulta più difficile del marmo, la politica, che portava nel sangue con quella onestà intesa come dare il meglio di se stessi per la collettività, senza prosopopea né alterigia, un'autentica eccezione. E adesso ascoltiamo le interviste. La centralità della dimensione umana, proprio l'attenzione prevalente al rapporto umano. Questo caratterizzava tutto, la sua attività politica, il suo rapporto con gli elettori, quando era amministratore, con le comunità amministrate, in qualunque, dal Senato all'Assemblea regionale, il rapporto con colleghi e funzionari, il rapporto umano. Naturalmente accanto a questo aveva una grande dimensione politica. Andrea Zangara è una delle persone con maggior senso politico che abbia mai conosciuto. Come nasce l'idea di questo libro? Io sono stato per decenni amico di Andrea, non solo amico, ma abbiamo condiviso per tanti anni una scelta politica, quindi siamo stati molto vicini, e dopo la sua morte ho ritenuto opportuno
fare questo lavoro, perché mi sembrava che lui avesse tutti i titoli per essere proposto alla società, ma soprattutto ai giovani, come esempio della buona politica. Perché Andrea, tra le tante qualità che aveva, aveva pure quella di essere un testimone di valori importanti. E lui ha conseguito dei successi notevoli. Come sapete, è stato sindaco di questo paese, è stato per 2 legislature senatore ed è stato per 3 legislature anche deputato regionale. Però Andrea va ricordato più che per questi successi, per il modo con cui lui ha realizzato questo percorso. La sua umanità, ecco. La sua umanità, e come dico io nel libro, Andrea non è stato uno scaldabanco. In tutti i passaggi istituzionali è stato uno che ha gestito con consapevolezza, con coscienza, con competenza i ruoli che gli sono state affidate. Assegnata alla poetessa e scrittrice bagarese Paola Galioto Grisanti la targa Montefiore per l'opera Ciminieri. Il riconoscimento le è stato assegnato nell'ambito del premio letterario Città di Cattolica Pegasus. Prima puntata questa sera in diretta su Tele One alle 21 di Centrocampo, la trasmissione condotta da Giusy Randazzo su Palermo Calcio, ma non solo. In studio Pippo Russo, segretario provinciale di Palermo e portavoce regionale d'Italia dei Valori, Antonina Carollo, Roberto Gueli, giornalista Rai, Adolfo Fantaccini, giornalista ANSA, l'avvocato Fabrizio Dioguarti. Ospiti fissi Domenico Simonetti e Toni Carbone. La replica andrà in onda a mezzanotte su Antenna 1, canale 185 del Digitale Terrestre e poi domani alle 17.30 su Video One, canale 196 del Digitale Terrestre e mercoledì ancora su Antenna 1 alle 23. Ma intanto ascoltiamo Giusy Randazzo. Ultimi preparativi in vista della diretta di questa sera con Centrocampo, una trasmissione che ormai è diventata un pezzo forte dell'editoria televisiva. Grazie, intanto come pezzo forte. Sì, non so se si vede la mia, diciamo, faccia. Siamo stanchi, assieme al vostro gruppo di Media One, devo dire ragazzi eccezionali che sono messi a disposizione. Siamo pronti per questa sera alle ore 21 in diretta canale 19 per quanto riguarda questa storica trasmissione Centrocampo. Tanti ospiti, io non lo voglio svelare perché poi lo direi tu al telegiornale e quindi vi dico soltanto di seguirci perché ci saranno delle novità e tante cose carine. È simpatica, ci divertiremo insieme. Ma almeno qualcosa da svelare? Allora, quest'anno, noi sappiamo che come ospite fisso abbiamo uno storico, che è l'avvocato Tito, adesso il console del Burkina Faso. E quest'anno avremo nel nostro percorso, diciamo, della stagione calcistica il Nunzio Reina, che è il presidente della Confartigianato, quindi sarà un nostro opinionista fisso. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Situazione meteo di oggi, lunedì 17 settembre su Palermo e provincia. Poco nuvoloso o velato, vento da nord-ovest con intensità di 12 km orari. Temperature 19 gradi la minima, 29 la massima. Previsioni per domani, martedì 18, soleggiamento diffuso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-ovest con intensità di 11 km orari, temperature comprese fra 18 e 30 gradi.